Buongiorno e ben ritrovati, venite ad abbeverarvi anche oggi alle fonti. Parleremo di salute. Voglio subito chiarire che parleremo di salute, anche se lo faremo con una dottoressa, non la dottoressa Jo, molto meglio, una dottoressa che incidentalmente è entrata anche in politica a un certo punto a livello nazionale, nel Parlamento della Repubblica, è attualmente assessore all'istruzione della Regione Lombardia, ma di tutto questo, non che non ci interessi nulla, non rileva per la chiacchierata che facciamo a proposito di salute a 360 gradi. Ad esempio, io sto sfoggiando questo bel paio di occhiali anche perché sono vittima di un cosiddetto calazio all'occhio sinistro e allora cerco di parare con delle lenti. Calazio che, attenzione, no, è diverso da quando c'hai l'orzaiolo, che è un'altra vicenda collegata agli occhi e alla vista. Io sono notoriamente, l'ho sempre detto e denunciato, un ipocondriaco. Quando qualcuno comincia a elencare dei sintomi, io immediatamente li sento tutti, quindi cerco di parlare il meno possibile di malanni e di malattie, ma siccome poi ho una certa età, avendo tagliato i 60 anni, il traguardo dei 60 anni, pochi mesi fa, c'ho un'ernia, ogni tanto ho delle botte di vertigini, di nausea, tipo labirintite, ma non è labirintite. Insomma, sono acciaccato come, ahimè, purtroppo tanti connazionali. Da un lato sono ipocondriaco e ho paura a parlarne, dall'altro mi interessa tutto. Quale migliore autorevole interlocutore, anzi interlocutrice, se non Melania Rizzoli, buongiorno, autrice di un libro che è La salute innanzitutto, libro, un tomo. Quante pagine sono, dottoressa Rizzoli? Buongiorno a tutti, e sono 360 pagine, però si può leggere a capitoli, ad argomenti, quelli che interessano di più. Ecco. Questo libro, La salute prima di tutto, è una raccolta praticamente dei miei articoli che scrivo settimanalmente sul quotidiano Libero e anche ad hoc per te, Antonello, un sottotitolo Dal cancro all'ipocondria, manuale per non ammalarsi. Che mi è stato suggerito dal direttore Vittorio Petri, che firma anche la prefazione, perché l'ipocondria è una patologia, soprattutto in quest'anno pandemico, molto, molto diffusa, non proprio una patologia, però è in grande aumento. E da quello che ho sentito da te, dal calazio alle vertigini, eccetera, potrei darti dopo, finita la trasmissione, degli ottimi consigli. Ma infatti io per questo che l'ho invitata, volevo scroccare una diagnosi gratis alla fine del nostro incontro. No, scherzi a parte, andiamo per ordine perché lei ha messo in fila, tu, ci possiamo dare del tu perché ci conosciamo, è inutile poi insomma, negare l'evidenza di frequentazioni amicali, poi ci arriviamo. Anni. Di anni, però ecco, hai messo insieme gli articoli che scrivi per il quotidiano Libero. Vabbè, quotidiano Libero, nessuno è perfetto, va bene, ti perdono per questo. Scherzo, Feltri, qua si satireggia ogni tanto, però un flash sull'attualità. Io questa mattina, leggendo i giornali, ho visto che ormai si dà per scontato, persino coloro che non sono mai stati iscritti al partito dei catastrofisti sul Covid, penso ad esempio al dottor Bassetti dell'ospedale San Martino di Genova, no? Direttore del reparto di infettologia, credo che si chiami così, il quale ha detto ormai siamo nella terza ondata e dobbiamo stare attenti perché ci potrebbe fare molto male dal momento che i ricoveri in terapia intensiva sono ricominciati a salire in più zone d'Italia. Allora chiedo non all'assessore della Regione Lombardia, ma alla dottoressa Rizzoli, cosa dobbiamo aspettarci adesso sul fronte del Covid, secondo lei, secondo te? La situazione sta, non dico precipitando, ma quasi, sta peggiorando e anche molto rapidamente. E questo è dovuto alle varianti del virus. Il coronavirus è un virus molto intelligente che per infettare sempre più persone, produce delle sue varianti. E la variante inglese è quella che sta dilagando non soltanto in Regione Lombardia, dove io
risiedo, ma in tutta Italia. Ricordo che è una variante che può infettare anche a 6 metri di distanza, quindi bisogna addirittura aumentare le misure di sicurezza e di protezione, mascherine SP2 oppure doppia mascherina come faccio io dall'inizio della pandemia metto sia la chirurgica che un'altra mascherina omologata sopra, proprio perché è un virus che si inala per via aerea ed è quello che bisogna evitare. Purtroppo gli ospedali stanno cominciando ad avere criticità per quanto riguarda i ricoveri, non soltanto nelle terapie intensive ma anche nei reparti ordinari, perché tutti noi abbiamo imparato a riconoscere i sintomi del coronavirus e di questa epidemia e ai primi sintomi la gente ha paura e si rivolge in ospedale. Anche se io quello che continuo a dire è che il virus viaggia sulle gambe degli uomini e la diffusione e la riattivazione, diciamo, di queste ondate dipendono dalle frequentazioni e dagli assembramenti oppure dai contatti che si hanno con le persone. Ora, non vogliamo ricostringere tutti i cittadini a rinchiudersi in casa, anche perché il popolo è stanco perché un anno di pandemia così dura ha duramente provato sia dal punto di vista psicologico che morale la popolazione. Però è necessario in questo momento addirittura aumentare le misure. Voi avete visto che noi abbiamo anche deciso di chiudere le scuole proprio perché questa variante infetta i giovani ed anche i bambini, che però fortunatamente sono asintomatici ma sono contagiosi. Quindi l'unico scampo che abbiamo è accelerare la campagna vaccinale. In Regione Lombardia l'assessora welfare Letizia Moratti insieme al commissario Bertolaso hanno messo su una piccola macchina da guerra, saremmo in grado di vaccinare 170.000 persone al giorno se ci fossero i vaccini. Quindi noi stiamo proseguendo la campagna vaccinale con le dosi che ci sono arrivate e che spero ci arriveranno a breve in quantità maggiore. Io confido molto nel presidente Draghi, nella sua autorevolezza sull'Europa, ma stiamo provvedendo anche a individuare delle case farmaceutiche, delle aziende farmaceutiche che possano convertire la loro produzione e produrre in proprio i vaccini, anche perché questa patologia non è che scomparirà con la vaccinazione di massa, diventerà dopo la vaccinazione di massa come una sorta di influenza annuale, come l'influenza stagionale che noi contrastiamo ogni anno con i vaccini, per cui ci sarà bisogno di ulteriori richiami annuali. Allora, tutto condivisibile, l'ho ascoltata con attenzione, mi rimangono alcune perplessità. Poi non voglio fare una chiacchierata sul Covid, perché del Covid si parla però, abbastanza, però questa mattina io sono rimasto colpito dal fatto che negli Stati Uniti la vaccinazione, paese che si è mosso in ritardo l'anno scorso rispetto all'Italia o all'Europa, no? Perché il virus negli Stati Uniti è arrivato tardi. Però poi una volta capito che cos'era e avendo la Pfizer in casa, diciamo così, hanno predisposto un piano di vaccinazioni per cui adesso ne hanno già vaccinati 70 milioni, arriveranno a 150 milioni di persone alla fine del mese, probabilmente entro maggio avranno vaccinato 300 milioni di persone. Noi in Italia e in Europa abbiamo passato mesi a parlare di banchi con le rotelle, i monopattini ecologici, abbiamo perso tempo e poi questa mattina apro il giornale, lei mi risulta che ieri fosse a Roma e credo abbia incontrato anche il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, ho visto una foto sul suo profilo Instagram dove eravate insieme tutte e due con le mascherine, ma leggo sul giornale il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha incontrato i vertici farmaindustria dell'AIFA, cioè l'agenzia italiana del farmaco, e hanno stabilito che in Italia riusciremo a produrre il principio attivo del vaccino anti-Covid in autunno. Ma io dico, come in autunno? Siamo a marzo. Quanti mesi, lo dico a lei, ripeto, non voglio, quanti mesi abbiamo perso
parlando di non ho capito bene cosa per ritrovarci al 4 marzo 2021 con la terza ondata e senza vaccini, perché anche il professor Burioni, Melania, il professor Burioni, che sicuramente non è un negazionista, tutt'altro, ha detto l'anno scorso il lockdown aveva un senso, ma quest'anno no. Cioè, anziché richiudere la gente in casa, non si potrebbe andare ovunque possibile a comprare i vaccini? Abbiamo perso tempo. Abbiamo perso tempo perché è stato fatto dall'Unione Europea un contratto con le case farmaceutiche produttore dei vaccini non all'altezza della necessità delle dosi. Pensate che gli Stati Uniti hanno pagato 21 euro una dose di vaccino, Israele 28 euro, l'Europa ha voluto giocare a ribasso pagandole 12 euro, quindi le case farmaceutiche hanno rifornito i vaccini soprattutto a chi li ha pagati di più, tant'è che gli Stati Uniti a ieri hanno vaccinato 78 milioni di persone, mentre Israele ha quasi completato la vaccinazione dell'intera popolazione. A noi ci arrivano col contagocce, ci sono state stornate diverse stock di dosi in favore di altri paesi che li hanno pagati di più, quindi si sta rivedendo anche il contratto che l'Europa ha fatto con queste case farmaceutiche. Per quanto riguarda la riconversione delle aziende per produrre i vaccini, il tempo necessario viene considerato di 6 mesi, io spero anche prima, perché le aziende dovrebbero smettere di produrre i farmaci che producono normalmente, riconvertire i loro macchinari per sintetizzare e sviluppare i vaccini. Per questo serve un bioreattore. Allora noi ieri proprio il ministro Giorgetti, prima del nostro incontro, ha incontrato i vertici dell'AIFA, di Federpharma, eccetera, proprio per cercare di velocizzare, offrendo anche l'acquisto dei bioreattori, per cercare di velocizzare la produzione in casa dei vaccini, che sarebbe la soluzione migliore, anche perché noi abbiamo fior di aziende farmaceutiche che sono in grado di farlo. Il problema dei brevetti si sta risolvendo, perché io so che Moderna lo ha messo a disposizione, così anche AstraZeneca, e c'è ancora una resistenza di Pfizer, però siccome questa è un'emergenza internazionale, è una pandemia, e ricordiamo che soltanto in Italia abbiamo circa 400 decessi al giorno ancora, la cosa che mi fa più impressione è che questi morti non suscitano più l'emozione della prima ondata. Vi ricordate? Sull'eco di Bergamo c'erano i necrologi, le storie venivano raccontate di ogni... Oggi, adesso invece diciamo abbiamo circa 350 morti, 400 morti, sono vite che si spengono, famiglie che soffrono e il virus che incide. La variante inglese è considerata molto più contagiosa e molto meno letale, però essendo più contagiosa, cioè infettando più persone, riesce a colpire anche le persone fragili, quelle che hanno le malattie sottostanti. Se colpisce un paziente affetto da ipertensione, diabete, cardiopatie, lo può far ammalare gravemente, tanto da mettere a rischio la sua vita. Oh, punto e a capo. Lei giustamente dice le aziende dovrebbero riconvertire, ma soprattutto le aziende che producono già farmaci dovrebbero smettere di produrre i farmaci che stanno per gli altri malati. Ecco, perché l'altro tema forte... Ridurre. L'altro tema forte di questo anno maledetto del Covid è che nel frattempo, lei giustamente dice, ormai siamo quasi indifferenti al bollettino dei morti da Covid. C'è un rovescio della medaglia. Abbiamo per un anno parlato solo di Covid, non perché non fosse doveroso e necessario farlo. Io poi da ipocondriaco sono peggio di lei, doppia mascherina, il gel sulle mani, il distanziamento sociale persino con mia moglie, anche a casa. Ma detto questo, ci siamo dimenticati le altre morti, ci siamo dimenticati le altre patologie. Abbiamo un sistema sanitario nazionale che si è dovuto concentrare sul Covid e poi abbiamo detto agli altri: devi fare lo screening, torna fra 3 mesi, devi fare l'operazione, torna fra 6 mesi. Ma nel frattempo si continua a morire purtroppo di infarto, di tumore, di ictus. Ma infatti,
che è il numero maggiore dei decessi, sono quelli per le altre malattie, soprattutto le cardiovascolari rispetto al coronavirus. Non dimentichiamo che in Italia si continua a morire di tutte le altre patologie, oncologiche, cardiologiche e metaboliche. E i ricoveri di questi pazienti sono stati sempre accolti, cioè tutte le altre patologie sono state sempre accolte negli ospedali, ma essendo stati molti reparti convertiti in reparti Covid, sono state posticipate le visite di controllo e le non urgenze, dando la precedenza alle urgenze e alle emergenze di tutte le altre patologie che comunque sono state accudite. È che la popolazione ha avuto paura anche ad andare in ospedale, perché aveva paura del contagio, quindi molti, soprattutto i pazienti maschili, che sottovalutano in genere i sintomi o li minimizzano o addirittura li rimuovono, molti di loro hanno evitato la prevenzione, il controllo, ed è quello che io spiego molto nel mio libro, nei miei articoli. Io insisto molto sui sintomi, perché i sintomi sono il primo campanello di allarme che ci avverte che qualcosa non va o che sta insorgendo una malattia. Quindi bisogna imparare ad ascoltarli e non soprattutto a farsi un'autodiagnosi. Per esempio, molte persone hanno un dolore alla spalla e dicono: ah, avrò un po' d'artrosi. Non è vero, perché può essere anche un sintomo cardiaco. Quindi la cosa più importante, perché riconoscere una patologia insorgente all'inizio è molto più facile da curare e da guarire. E quindi io insisto molto, poi io ho un dono di avere una scrittura molto semplice, non uso termini scientifici, comprensibile a tutti, perché scrivendo su un quotidiano deve essere comprensibile al pubblico dei lettori dei giornali, e do dei consigli pratici proprio per allertare ed avvertire sull'insorgenza proprio di determinate malattie. Però tratto anche argomenti più leggeri, per dire, come le borse o le occhiaie delle donne sotto gli occhi, oppure malattie psicologiche, perché la psicologia, io che sono una profonda conoscitrice della psicologia umana, influisce moltissimo sul sistema immunitario. Avete presente quando si elabora un lutto, oppure quando si litiga con un fidanzato, eccetera, che viene subito il mal di gola, il raffreddore, perché il sistema immunitario si abbassa. C'è un calo del sistema immunitario che espone il nostro corpo a prendere delle malattie o a far insorgere quelle sottostanti che erano in sonno, diciamo. Per cui è molto importante, io parlo per esempio anche della sindrome del cuore spezzato, che interviene quando si ha un dolore dell'anima, e racconto che per esempio noi medici abbiamo ormai dei farmaci antidolorifici straordinari, dalla morfina a tutti i derivati degli oppioidi, che eliminano qualunque dolore, anche più terribile, delle fratture o quelle delle metastasi oncologiche, ma non abbiamo un farmaco per il dolore dell'anima. Cioè, quando si è in uno stato emotivo pesante o doloroso, non c'è un farmaco in grado di togliere il dolore dell'anima. Le dico una cosa che mi fa venire in mente, cosa scrisse Giorgio Bocca quando morì Enzo Tortora, il quale Tortora disse: mi è venuto il cancro che mi sta uccidendo a causa della mia tragedia giudiziaria, no? Ricordate, Enzo Tortora fu accusato di essere un camorrista, un consumatore di droga, un trafficante di droga, un affiliato alla camorra di Raffaele Cutolo, non era vero niente, però si è fatto il carcere, è caduto in disgrazia, poi è riuscito a tornare in televisione, ma ormai aveva sviluppato il cancro. E quando ci fu il dibattito, ma è stato il carcere la sua vicenda a produrre il cancro, oppure sì oppure no, Giorgio Bocca scrive su Repubblica: la verità vera, fin dalla notte dei, me lo ricordo a memoria, fin dalla notte dei tempi, è che l'uomo, in presenza di eventi che sconvolgono la sua esistenza, banalmente muore di crepacuore, che è un'espressione che quasi fa ridere da romanzo dell'Ottocento, ma si può morire di crepacuore, cioè il dolore dell'anima che stava ricordando. È così, per quanto riguarda il caso Tortora, ma posso fare anche tanti altri esempi, anche il caso Craxi. Quando c'è un trauma,
un dolore, la perdita del lavoro, la perdita del potere, la perdita di un amore, la perdita di una persona cara, un lutto, e non si riesce ad elaborare questo dolore, nelle persone predisposte naturalmente a sviluppare malattie, si possono sviluppare malattie gravi, anche letali. Io mi ricordo che il presidente Bettino Craxi in 16 mesi, quando andò ad Hammamet, in 16 mesi ha avuto tutte le normali complicanze che un normale diabetico ha in 16 anni. In più gli è venuto il cancro ed è morto per quello. O tante altre persone sviluppano malattie che in condizioni di benessere non insorgerebbero. Quando si è innamorati, per esempio, non ci si ammala mai, si può andare anche in maglietta in mezzo alla neve e non viene nemmeno un raffreddore, perché le endorfine e gli anticorpi sono altissimi. Quando si è moralmente in uno stato elevato è molto difficile ammalarsi, proprio perché il sistema immunitario si modula ad onde a seconda del nostro, della nostra situazione morale. Sì. Posso chiederti una cosa, visto che ci hai scritto un libro, no? Perché proprio a me? Quando tu hai avuto, scusami la brutalità, quando tu hai avuto il cancro, poi è una cosa di quanti anni fa? Di quanti anni fa stiamo parlando? Nel 2001 io ho avuto un tumore maligno del sangue. Non ho avuto un adenocarcinoma, altrimenti sarei morta. Ho avuto un tumore maligno del sangue, del sistema immunitario, che ho dovuto affrontare, curare, per fortuna guarire, grazie a un trapianto di cellule staminali. Però è stata, perché oggi i tumori del sangue siamo in grado di guarirli in altissima percentuale. Avete visto in questi mesi molti esempi, da Sinisa Mihailovic a tante persone che hanno avuto leucemie, linfomi, mielomi. Queste sono malattie che oggi si sanno, mentre una volta erano considerate inguaribili, oggi sono non solo curabili ma guaribili. E grazie a alla ricerca naturalmente e ad una serie di farmaci, l'unica vera grande scoperta degli ultimi decenni della ricerca scientifica sono questi anticorpi monoclonali. Sono stati sintetizzati dei farmaci intelligenti cosiddetti, perché vanno a colpire solo ed esclusivamente le cellule in replicazione tumorale, e questi sono i farmaci che hanno usato anche in questo anno per il Covid. L'esempio classico è quello del presidente Trump, che è stato rimesso in piedi in 3 giorni nonostante avesse una polmonite bilaterale importante, con gli anticorpi monoclonali che andavano a colpire solo ed esclusivamente la proteina spike del coronavirus. Cioè sono dei farmaci immunomodulanti, e nel caso dei tumori adesso si usano anche per i tumori solidi, proprio per gli adenocarcinomi. Colpiscono le cellule di replicazione tumorale e fanno una sorta di sterilizzazione nel corpo senza dare gli effetti collaterali della chemioterapia, tipo la perdita dei capelli o quelle che tutti conosciamo. Quindi saranno dei farmaci che un domani sostituiranno quasi la chemioterapia. Il che è un'ottima cosa. Voglio anche dire però, perché ricordo la storia di Melania Rizzoli, come dire, di prima battuta, che la medicina è una scienza, ma è anche un'arte, nel senso che la persona che ti deve studiare, il medico, lo specialista, deve anche essere uno psicologo, deve avere perché altrimenti potrebbe succedere, come è successo a Melania Rizzoli, anche qui non faccio nomi, Melania, ma un luminare che la visitò all'inizio del suo calvario le disse: rassegnati che c'hai 6 mesi di vita più o meno. È una roba che uno esce di lì, no, e si butta dal ponte. La mia fortuna è stata essere un medico, ed essere un clinico medico. Io sono specialista soprattutto in medicina interna, quelli che fanno le diagnosi, ma chi conosce la clinica, che io continuo a dire è molto importante. Io clinicamente mi sentivo bene, non ho creduto a quelle parole, ho insistito, ho verificato ed ho vinto. Cioè, fosse capitato ad un'altra persona, si sarebbe suicidata o c'è delle conseguenze terribili. In questo periodo, per esempio, sono moltissimi suicidi che avvengono
per depressione, per isolamento. Le restrizioni imposte da questa pandemia hanno addirittura accelerato forme di demenza senile negli anziani. Noi vediamo un aumento vertiginoso delle demenze, ma con un'accelerazione precipitosa che non ci aspettavamo, proprio perché la mancanza di socialità, la mancanza di relazioni, la mancanza di affettività, di contatto, non ci possiamo più baciare. Io nel libro metto anche un capitolo sul bacio, perché il bacio lo ritengo terapeutico. In che senso? Perché l'affettività, sentire l'amore di una persona, sentire la vicinanza anche fisica e morale di una persona è metà della terapia in certi casi. Io quando mi sono ammalata avevo Angelo vicino, mio marito, che era la mia vita e che mi ha sostenuto, e credo che senza di lui non ce l'avrei fatta. Oggi posso dire di essere guarita da una malattia una volta considerata letale, e ho scritto quel libro proprio per i pazienti che sarebbero venuti dopo di me, perché i medici non è che spiegano tanto, e soprattutto i pazienti ancora non rivelano. Io ho aperto un genere parlando della mia malattia proprio perché non c'è nulla di cui vergognarsi, e anzi è una cosa da comunicare, perché si dà speranza a tanti che soffrono. Perché proprio a me l'avevo intitolato così, perché io ho lavorato per 10 anni in un dipartimento oncologico, quindi ho vissuto la mia malattia da medico e poi da paziente, che è ancora più drammatico. Però tutti i pazienti neodiagnosticati mi chiedevano: ma perché proprio a me? Invece bisogna, si comincia a reagire proprio quando ci si comincia a chiedere perché non a me. E un'altra cosa volevo dire a proposito del discorso che facevamo prima sullo sviluppo dei tumori nelle persone che hanno subito un trauma. Abbiamo un problema con l'audio, mi pare. Abbiamo un problema con l'audio, vediamo se riusciamo a ristabilirlo. Aggiungo che, siccome abbiamo visto poco fa la foto di Melania Rizzoli con Angelo Rizzoli, e visto che abbiamo anche evocato il calvario giudiziario di Enzo Tortora, mi duole ricordare che lo stesso Angelo Rizzoli, il quale aveva una patologia sua sviluppata grave dalla giovane età, nonostante questo, all'inizio degli anni 80 fu incarcerato e fece 9 mesi in carcere e poi 3 mesi di domiciliari, al fine, detto brutalmente, di scippargli l'azienda che si chiama Rizzoli, cioè quella che poi è diventata la RCS Corriere della Sera, era di Angelo Rizzoli. Diciamo così che, prendendo a pretesto le sue frequentazioni per salvare l'azienda con quel mondo nebuloso che ruotava intorno a Licio Gelli e alla P2, anziché prendere Licio Gelli e la P2 e fargli il processo all'epoca, preso l'Angelo Rizzoli, lo misero in carcere, e alla fine lui cedette l'azienda che era sull'orlo del fallimento, così dissero gli acquirenti. Fatto salvo è che dopo un anno quell'azienda che era sull'orlo del fallimento invece aveva dei floridi attivi. Questo per ricordarci quanto certe volte l'uso, purtroppo, è vero, duole dirlo, politico della giustizia abbia creato dei danni incalcolabili, incidendo sulla vita e anche sulla salute delle persone. Mi dispiace che mi pare di capire che il collegamento audio con Melania, c'è ancora Melania? Sì, mi adesso sentite? Sì. Sì. La ringrazio di questa opportunità, perché proprio mio marito è morto per quello che io considero un eccesso di giustizia, un eccesso di applicazione della giustizia, cui è stata una cosa che io ho sempre contrastato e che ho anche denunciato. Ed è morto di crepacuore, con tutte le patologie che aveva, ed è stato il primo paziente nella mia vita che ho visto morire di crepacuore, morto cosciente, ma di crepacuore. Quindi sono, per questo io insisto molto che i traumi psicologici possono far precipitare delle situazioni sottostanti o ammalare gravemente, e delle volte possono anche essere letali. Allora, grazie a Melania Rizzoli, abbiamo fatto una bella chiacchierata,
Da ipocondriaco potrei andare avanti per ore ad ascoltarla perché così un po' mi allarmo e un po' mi tranquillizzo. Abbiamo, credo, la triangolazione come sempre in chiusura, come sempre in chiusura con la regia di Milano. Non so chi c'è in studio. Eccolo lì, Giacomo Iacomino. Giacomo Iacomino, esatto, sempre Ecco, io. perfetto. Sempre lui. Adesso già ieri abbiamo chiarito perché si chiama così, quanti sono quelli che si chiamano così. È una famiglia numerosa. Comunque, grazie a Melania Rizzoli. La salute innanzitutto, la salute prima di tutto. Fidatevi, è un libro che si legge molto facilmente e che non metterete sotto il tavolo quando vi balla una gamba. Sapete, uno dice compra i libri, che ti serve? A non far ballare il tavolo, oppure lo metto alle spalle delle inquadrature, no? Tutti noi abbiamo alle spalle delle bellissime librerie. Durante il Covid abbiamo scoperto che tantissima gente legge in un paese che non legge. Tutti noi abbiamo un sacco di librerie, però vi do una notizia, ve lo garantisco, in alcuni collegamenti i libri alle spalle della persona che stava parlando erano finti. Credetemi. Grazie Melania Rizzoli, Grazie, grazie. Linea grazie, allo studio grazie delle a voi. fonti. Noi ci rivediamo domani alle 10 con Enrico Ruggeri. Parleremo del Festival di Sanremo, ma di tante altre cose. Buona giornata.